6 1 2 3 1, 2, 3, pronto? Pronto? Sì, intanto ci troviamo davanti al reparto Lombroso, che era il reparto, possiamo definirlo, di confine dei malati di mente di allora. I ricoverati al San Lazzaro più violenti o che commettevano qualche gesto inconsulto negli altri reparti venivano di fatto confinati in questo reparto Lombroso. Questo è uno dei reparti che vedete ormai fatiscente, dovrebbe essere recuperato e diventare l'esempio di quello che era in passato il manicomio. Già noi stiamo lavorando come centro di documentazione storia della psichiatria per realizzare qui un museo nazionale. Infatti disponiamo di una documentazione straordinaria di arredi, di quadri, di cose prodotte dagli ammalati di mente, oltre che di una biblioteca scientifica specializzata in materia di psichiatria, fra le più importanti d'Italia, oserei dire, d'Europa e del mondo. E quindi qui con l'università è nostra intenzione dar vita al Museo Nazionale della Psichiatria. E questo potrebbe diventare uno dei luoghi più importanti, punto di riferimento per tutta l'Europa. Da tenere conto che sì, solo nel 1978, dico solo perché per me sembra ieri, forse per lei non è così, ma solo nel 1978 è stata approvata la legge di abolizione dei manicomi, tendente a considerare gli ammalati di mente alla stregua di tutti gli altri ammalati, come tutti gli altri ammalati, e quindi da curare giustamente come tutti gli altri ammalati sul territorio e naturalmente per periodi brevi nell'ospedale. Questa legge però è in vigore solo in Italia. La liberazione dei malati di mente non è ancora avvenuta in tutto il resto d'Europa e quindi costituiamo anche sotto questo profilo un esempio importante che può essere motivo di ricerca, di studio di quello che erano i manicomi anche nel nostro paese e nella fattispecie il San Lazzaro e quella che è oggi l'attività da svolgere per la cura delle malattie mentali. Grazie.
bello questo discorso che mi commuove quasi, glielo dico con sincerità. Sì, effettivamente è così, proprio per non dimenticare. Purtroppo qui c'è un esempio di oggettiva limitazione della libertà individuale e la segregazione dei malati di mente prefigurava in parte la segregazione di tutti i cittadini e la liberazione dei malati di mente, a cominciare dagli anni 70, è stato un fatto straordinario di liberazione per tutti. E guai a pensare di ritornare indietro. C'è a volte chi addirittura lo ripropone, ma ecco, non dimenticare per impedire appunto che si ritorni indietro. Qui c'era un'economia curtense, c'era una vita a sé, trincerata, non c'erano solo le mura intorno al reparto lombroso, c'erano anche le mura tutte intorno al San Lazzaro e guai se un ammalato fosse riuscito a fuggire. Ed era nella fattispecie, sì, quasi da identificarsi con un campo di segregazione. C'erano 2.300-2.400 ammalati fino al 1970, 240 bambini in un edificio, devo dire, posto al di là della Via Emilia De Santis. C'erano 600-700 operatori, anch'essi convivevano purtroppo con gli ammalati in condizioni spesso disperate, e ci volle a loro una grande lotta che fece seguito al 68 per determinare un processo nuovo di liberazione e di affermazione di un concetto indiscutibile di libertà che, ripeto, va riaffermato, tenuto presente. E quindi questo luogo davvero per non dimenticare, e il Museo Nazionale deve avere questo scopo. Ma con piacere. Questo muro non separava dall'esterno, separava dagli altri reparti qui al San Lazzaro, che qui al San Lazzaro non compresi, ed erano complessivamente una ventina, ma a sua volta c'erano poi le mura perimetrali, come mi pare di aver detto prima. Sì. Nel 1969-70 volevamo dare un esempio forte, compiere un atto che dimostrasse agli ammalati di mente, ai loro familiari, ai cittadini, che cambiava qualcosa. E prima di tutto bisognava abbattere le mura. E così mi rivolsi a un demolitore di Reggio. Adesso vi risparmio il nome, che fra l'altro mi disse di essere stato ricoverato per qualche mese qui al San Lazzaro e che con piacere avrebbe fatto questo lavoro di abbattimento delle mura, in un tempo record, ad evitare che insorgessero dei dubbi sulla necessità di abbattere le mura. E infatti lavorò anche di notte, pur di abbattere quasi un chilometro di mura. Spiace che venne meno una testimonianza, ma allora fu necessario, proprio per dire che le cose cambiavano, che il nostro proposito fin dagli anni 70 era quello di liberare gli ammalati di mente e con essi tutti i cittadini.
Sì, bravo. Beh, ci fu partecipazione anche al superamento del manicomio. Ci fu chi partecipò a manifestazioni all'interno del manicomio per procedere più speditamente nella demolizione. Però c'era anche un po' di perplessità, un po' di... Ma no, non c'era la comprensione precisa di quello che stava avvenendo, anche perché in fondo il manicomio era visto come un luogo anche importante di cura, tra parentesi. Questo era uno degli istituti psichiatrici più rinomati nel nostro paese, nel quale si erano fatte sperimentazioni, si erano sviluppate attività di carattere culturale, scientifico, non solo legate agli ammalati di mente, e costituiva per certi aspetti anche un centro di prestigio della Reggio di allora. E quindi il pensare che si dovesse eliminare, qualcuno rimaneva attonito, perplesso, insomma. Ci aiutarono in quegli anni comunque i centri di igiene mentale che furono istituiti da parte dell'amministrazione provinciale come supporto esterno. Infatti, sì, nel 1970, in poco più di un anno, mandammo a casa più di 1.000 ammalati di mente, ma non fu una cosa semplice perché dovemmo parlare con tutti i sindaci, convincerli a svolgere un lavoro territoriale di assistenza agli ammalati a casa, dovemmo parlare con le famiglie, convincerle che era giusto cercare di assistere i loro cari sul territorio. Gran parte di questi 1.000 erano innocui, anche se avevano trascorso diversi anni all'interno dell'istituzione. Tutto questo però non fu certamente facile e dovemmo superare allora anche non poche reazioni negative, ma direi che in generale la popolazione comprese. Dopo il 78 furono poi avviati i centri di salute mentale. Oggi nella nostra provincia sono fra i più prestigiosi esistenti in Italia. E questi centri non è che non diano luogo anche a critiche, ovviamente, però sì, i cittadini tengono a mente di quel che era un tempo e di quel che può essere fatto oggi per cercare sempre più di migliorare l'attività dei centri sanitari territoriali di recupero in fondo dei malati di mente, e lo facciano magari anche attraverso un'azione di volontariato, come tanti lodevolmente stanno anche facendo, ecco. Io spero presto, presto, presto. Mi fa una domanda che davvero mi stringe il cuore. È già da un anno e più che io cerco di insistere. Ho trovato tanti consensi, ma dal punto di vista operativo ancora troppo poca determinazione. Ho aperto il discorso con l'amministrazione comunale, con la provincia di Reggio Emilia, ma bisogna fare presto, e soprattutto il comune e la provincia, con la regione, l'Istituto dei Beni Culturali e naturalmente la USL, che è ancora la proprietaria in gran parte di questo patrimonio, decidono al più presto di procedere in questa direzione, anche per salvare quello che c'è ed evitare che, sì, poi diventi difficile anche il recupero che bisogna fare di questo luogo nel migliore
modi per dare testimonianza di un passato che non deve più ritornare. Sì, perfetto. Vai. Grazie. Fermati un attimo, Matteo, guardi verso di qui. Guarda qui in fondo, ok. Vieni. Ok. No, ma io non vedevo niente, quindi... Beh, se qua poi da questo punto... montate... Allora, ragazzi, siete pronti? Sì. Via, azione! Adesso al contrario, dobbiamo cambiare anche prospettiva oppure va bene? No, cioè, prima fare una di queste, poi dopo fumare. Ok, stesso discorso. No, di là. Dai. Allora, aspetta. Dove andiamo? In fondo e a sinistra magari. Come prima? Come prima? Come destra, come bagno. Non può bene cambiare anche quel povo che sembra un'altra cosa, un'altra telecamera? Magari abbasso, ah, vuoi che a destra, sì, che non sia proprio... Ok, vai, andate. Azione! Entrate dentro nel tunnel, il tunnellino. Entrare nel tunnel. Sì. Forse della luce deve essere da qui, partire da qui. Invece che contro luce. Ora fate l'inverso. Sempre il solito ordine, al contrario, uscite da qui e entrate dall'altra parte. Uscite, uscite. Vai. Vai, azione! Un po' più veloci, un po' più impauriti. Ok, vai, vai. Gira da sinistra stavolta. Che senso è? Ok. Niente, fin. Vai, 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 vai. Importante che non fumi. Andrea, vieni qua. No, però nel buio. Qua è buio, Ok. Fine, giratevi. Adesso di spalle. Dai, muoviti che questo è chiamato subito la spalla. Via.
Ok. Tieni. Adesso le faccio. Vai. Vai. Sceso? Sì. Vai. Andiamo via. Vai, corri. Vai. Lascia un cazzo. C'è una scala. Ok, fai finta di scendere le scale. Non si vede qua. Non si vede niente? Probabilmente non si vede un cazzo. Perfetto. Bene. Quindi sono no, sceso. No, aspetta allora. Ma io così. Ok, no. Se sto in guadagno 12 ci vedo. Okay. Vai, tacca. Guarda. Vai. C'è una scala. Ok, scendi, ecco, bravo, fai così. Ok. Allora facciamolo pure che. Vado? Vai. C'è una scala. Che ha fatto? Scusa, ho sbagliato. Ok. Adesso bravo, ok. Ok. Aspetta, facciamo un'altra, eh? Sì. Vai. C'è una scala. Vado? Azione. Devi dire motore, sennò lui non è pronto. Vai, che sono pronto. Azione. Me lo dico da solo, vado. Bravo. Dio no. Ci deve sempre essere qualcuno che si ferma prima della prova. Matto vero? Abbastanza bene anche lì. Azione. Ci deve essere sempre qualcuno che si ferma prima della porta. Matto vero? Andava bene, abbastanza bene. Azione! Perché ci deve essere sempre qualcuno che si ferma prima della porta? Matto, vero? Ok, allora tu tieniti sempre più azione. Perché ci deve sempre essere qualche dono che si ferma prima della porta? Il matto, vero? Allora, aspetta, lo faccio io, no, è andato abbastanza bene, solo che... Vittore? Sì. Perché ci deve sempre essere qualcheduno che si ferma prima della porta?
matto vero? Ok, va bene. Considera che il matto solo che sta lì. Dove devo guardare io? Perché ci deve sempre essere qualcuno che si ferma prima della porta? Matto vero? Bene, per fatto tutto, solamente quell'attesa di un poco più, il matto vero? Attenzione! Attenzione! Perché ci deve sempre essere qualcuno che si ferma prima della porta? Matto, vero? Perfetto. Ok. Ti aspetto un attimo e poi lo schiaccio. Vai, vai. Azione, lasciamo un attimo, è quello che si muove un po' che non vuole entrare, vai. Prime parole. Sì, se tu non vuoi morire, ok, okay. Sta bene. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se per caso mi fai cambiare idea agli altri, la missione non si conclude e io voglio farla finita. Quindi stai qua, seduto, tranquillo. Se non vuoi entrare, stai qua, tranquillo. Le parole. Vai. Azione. Aspetta che te si vede, il cappotto. Sì, ma si vede. Sì. Ok. Allo? Azione. Vai. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se decidi di far cambiare idea agli altri, questa missione non finirà. Quindi io voglio farla finita. Se tu non vuoi entrare, stai fermo qua, seduto, tranquillo. Mi raccomando, Non vuoi entrare, stai qua, fermo. Ragazzi, ho cambiato idea. Preferisco morire di vecchiaia. Ok, basta, qui cambiamo, facciamo un'altra? Sì. Azione. Allora. Vai. Prime parole. Se tu non vuoi morire, okay. Ok, mi sta bene. Ok. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se mi fai cambiare idea agli altri, la missione non si conclude. E io voglio farla finita. Quindi stai qua, seduto e tranquillo. Non vuoi entrare? Stai qua, tranquillo. Ragazzi, ho cambiato idea. Preferisco morire di vecchiaia. Perfetta. Questa è la base, hai detto pure bene. È brutto che deve stare. Partito. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Azione. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se mi fai cambiare idea agli altri, allora la missione non si finisce. E io voglio farla finita. Allora, sentimi un po'. Se vuoi rimanere qua, stai qua, seduto, tranquillo. Se non vuoi entrare, mi raccomando, stai qua, tranquillo. Ragazzi, ho cambiato idea. Preferisco morire di vecchiaia. Ok, e stavolta hai cambiato registro completamente.
tu non vuoi morire. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ok. Ma se cominci l'azione. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se tu mi incominci a far cambiare idea agli altri, la missione non potrà finire. E io voglio finirla. Ho detto voglio finirla, ma Voglio finirla. C'è pure casino, vieni, vieni. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene, azioni. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene, ma se mi fai cambiare idea agli altri, la missione non può terminare e io voglio farla finita. Quindi, se vuoi rimanere qua, seduto, tranquillo, non vuoi entrare, stai qua, tranquillo. Ragazzi, ho cambiato idea. Preferisco morire di vecchiaia. Ok, rifacciamola perché mi sono sbagliato. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene, azione. Dio, ma che cazzo è? Dai, dai. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene, azione. Se tu non vuoi morire, ok, mi sta bene. Ma se mi fai cambiare idea agli altri, la missione non può terminare. E io voglio farla finita. Quindi, se vuoi star qua, fermo, tranquillo. Se non vuoi entrare, siediti pure qua, tranquillo. Ragazzi, ho cambiato idea. Preferisco morire di vecchiaia. Ok, perfetto. Niente, adesso facciamo il campo più stretto su di lui. Devi parlare. Giovanni. Se tu adesso torni indietro. Azione. Se torno indietro adesso, sai cosa succederà? No? Ti rinchiuderanno in uno di quei posti con le pareti bianche, le camicie bianche, tutto bianco. Allora non è meglio andare lassù? Anche lassù tutto è bianco. Però le nuvole sono morbide e l'unica cosa che indosserai sarà un bel paio di ali. Mi piacerebbe avere le ali. Prete. È sicuro che è bello avere un paio di ali. Bella, mazza! Motori, azione. Se torni indietro adesso, sai cosa succederà? No? Aspetta, scusa. Facciamo il collante. Azione. Se torni indietro adesso, sai cosa succederà? No? Ti rinchiuderanno in uno di quei posti con le pareti bianche, i camici bianchi. E allora non è meglio andare lassù? Anche là tutto è bianco, però le nuvole sono morbide e l'unica cosa che indosserai sarà un bel paio di ali. Ti piacerebbe vero avere un paio di ali? Ti assicuro che è bello avere un paio di ali. Prete, è vero che avrò un paio di ali? Certo. Non ci lasciare soli, ti prego. Adesso ho sentito un rumore, papà, scattate. Ecco, ok, perfetto. Che cazzo mi dici? E poi c'è che loro si è bloccato lì. Azione. Se torni indietro adesso, sai cosa succederà? No, eh? Ti rinchiuderanno in uno di quei posti con le pareti bianche, camici bianchi. E allora non è meglio andare lassù? Anche lì è tutto bianco, però le nuvole sono morbide e l'unica cosa che indosserai sarà un paio d'ali. Piacerebbe avere un paio d'ali?
ti assicuro che è bello avere un bel paio di ali. Prete, è vero che avrò un paio di ali? Certo. Non ci lasciare soli, ti prego. Ok. Facciamo un'ultima. Emiliano, un po' più verso la telecamera, un po' più valorizzato. Okay. Scusate un attimo. Oltre ai camici e le pareti. Azione. Se torni indietro adesso sai cosa ti succederà? No? Ti rinchiuderanno in uno di quei posti con le pareti bianche, i camici bianchi. E allora non è meglio andare lassù? Anche lassù è tutto bianco, ma le nuvole sono morbide e l'unica cosa che indosserai sarà un bel paio di ali. Ti piacerebbe vero avere delle ali? Ti assicuro che è bello avere un bel paio di ali. Prete, è vero che avrò un paio d'ali? Certo. Non lasciarci soli, ti prego, eh. Ok. Vediamo tutto. Un po' lo giro. Cosa così diamo anche effettivamente solidità a questo mio nemico. Sì, esatto. No, troppo blef. È più vicino, più vicino no, è più lontano, più aperto. Dove vedi un po' di cose intorno, così anche intanto più respiro. Sì. Sì, casomai fanno una proprio che addirittura si riesce a beccare i due silos. Attenzione che sulla sinistra c'è un cartello stradale. Sì. Chiaramente le mani. I due silos li teniamo, quindi. No vabbè, ma non si vedono mica. Due silos, quindi così. E chiaro che vedo un po' d'erba, posso alzarmi un po'. No, l'erba va bene. No, becchiamo il momento in cui non ci sono le macchine, adesso non c'è. Un po' arriva. In primo piano avvicinatissimo di un particolare, magari del fumo, magari ci può stare, c'è una cosa di proprio di dettaglio tecnico, diciamo. Tutto così. Okay. Mm. Provare col silo sulla campo strano, con le cose gialle. È bello, perché, sì, è bello, certo, il discorso silo, sono lì. La scala, vedi, guarda qua, vedi che ci sono. C'è un sistema di scale, guarda. Peccato che ci sia davanti. Qua c'è davanti il lampione, però quello glielo possiamo togliere. Oh cazzo, devo uscire sto qua. Maremma maiala. Niente, andiamo. Thank you.
schiacciati facendo un piatto particolare. Un piatto particolare. Sì, che ci sarà una situazione loro che con un binocolo dobbiamo girare adesso qualche giro. Con binocolo, sfondo cielo, ah cos'è? Una centrale, no? Una cosa. Direi che più o meno ti faccio un particolare e poi andiamo fuori, facciamone un po', ma sì, all'indietro dai. Facciamo anche una panoramica partendo dal fumo. Gira la grondaia, vai, gira, gira, so qual è. Vai. Sto girando. Ma dice là lui, vai, guardiamo là. Aspetta, aspetta, no, dirmi. Allora, il motto, vabbè, guardate a me. Il motto è? Presente. Il motto è si gira anche quando si gira. Dai, dai. Vai, si gira anche quando non si gira. Aspetta, stai ridendo. Allora, presente a voi stessi. La magia non gira. Dai, un attimo. Dai, non che più, ragazzi. Presente a voi stessi. Sta piovendo, eh. Dai. Tu devi andare a lavorare. Aspetta, aspetta, rifai. Siccome ho montato, adesso so quale cose che... Allora, fate... Serio. Ecco, state guardando duri. Con gli occhi, a me. Guardate a me. Azione. Vai. È un Siros.
fabbrica. No, la centrale elettrica. È una centrale nucleare. Vai, bella, dai. Basta che lì? Facciamo, beh, altre due. Vai, vai, vai. Vai, vai. Andiamo pure la luce, eccetera. Sì, ok. Ricordatevi i margini. Ne faccio un'altra diversa. I margini tra l'azione, perché montando, oh, ci siamo resi conto che effettivamente facevamo partire troppo presto e alle volte avevamo bisogno di un margine. Seri? Ok. Qui c'è la fabbrica, l'avete diciamo addoppiata. Allora, azione, da adesso azione. Ok. Vai. Aspetta, perché non parlate con me. Io vi dico, voi non dovete rispondere. Azione. State guardando. Ok. Vai. Non ti vedevo. Scusami, non mi trovo. Azione, quindi qualche secondo così. No, tu stai guardando lì, guarda solo noi. Azione da adesso. Vai. È un silos. Fabri. No, la centrale elettrica. È una centrale nucleare. Ok. Ok, azione. È un filo. Centrale elettrica. È una centrale nucleare. Ok. Aspetta, scusa, c'è un'altra. Andiamo qui alla quadratura. Oh! Era il nucleo della Terra! Ah, Cuba! Ho sentito! Hai un bipolo. È una centrale nucleare, ne vedo già gli effetti. Le aureole. Azione. Ok. Ok. Vai. Silos. Una fabbrica. No, la centrale elettrica. È una centrale nucleare. Ok. Non è. Guardate a me gli occhi, azione, a me gli occhi. Stavi ridendo. Che cazzo, dici a me gli occhi per forza che dico. Presenta te stesso. Dai. Dai. Ok, vai. Un silo. Una fabbrica. No, la centrale elettrica. È una centrale nucleare. Ok. Sono distanti prima. Aspetta. Prima partendo da qui. Ok. E ti avvicini alla bomba, come funziona? Il motore? Sì, sì. Azione. Come funziona la bomba?
bisogna inserire questa. Ah no, ah. No, ma tanto. Basta che dici stop. Ma come funziona la bomba? Che se vedeva la bomba rossa? No, no. Ok, adesso su Davide. Abbassati un po' di più e ti rialzi. Abbassati un po' di più. Di più? Ok. Azione, vai. Come funziona? Allora, bisogna inserire la bomba nell'attivatore. Separati? Separati non servono a niente. Allora, azione, vai. Bisogna inserire il cavo della bomba nell'attivatore. Separata, separati, non funzionerà mai. Non esploderà mai. Beh, separata, vai. Quando vuoi. Vai, attenzione, attenzione. Vai. Azione. Bisogna inserire il cavo della bomba nell'attivatore. Separati, non funzionerà mai. Ok, aspetta, la bomba non lo so. Motore, mi raccomando. Vai. Azione. Bisogna inserire. No, no, aspetta, azione. Bisogna inserire il cavo della bomba nell'attivatore. Separata, non esploderà mai. Ok. Bravo. Motore. Motore, azione. No, no, non ho mai guardato. O della bomba nell'attivatore. Separata, non esploderà mai. Cazzo, vi ridete. Allora, ripeti però, separata. Ma aspetta, io. Vai. Azione. Bisogna inserire il cavo della bomba nell'attivatore. Separata, la bomba non funzionerà mai. Separata, la bomba non... Aspetta. Azione. Bisogna inserire il cavo della bomba nell'attivatore. Separata, la bomba non esploderà mai. Erano troppo basse? No, appena... Attenzione, azione. Aspetta, aspetta, guardando me, guardando la fabbrica. Azione. Non ci arriviamo. Adesso dimmi un'altra guardando qui. Come ci arriviamo guardando qui? Come ci arriviamo? Questa l'hai presa? Un'altra. Un'altra guardando sempre la fabbrica. Come ci arriviamo? Però guardando Matteo. Allora, fai così. Come ci arriviamo? Poi ti giri verso. Capito? Che io sto guardando ancora la fabbrica. Guarda qui per te. Per te. Quando vuoi. Attenzione, però. Azione. Come ci arriviamo? Okay, ok, vai. Azione. La cartina è la pianta della centrale, basterà seguirla. Allora fai una cosa. Hey. Azione. No, azione. No, no, no. Che bello guardarti negli occhi, guardi. Oh, fattore. Vai. Vai. Ok, azione. La cartina. Pronti? Azione. E la cartina è la pianta della centrale. Vai. Aspetta. E la cartina è la pianta della centrale, basterà seguire. Un po' più deciso. No, no. Un po' più deciso. Allora aspetta, tieni un attimo di tempo dall'azione. Pronto? La cartina è la pianta della centrale, basterà seguirla. Ok, abbastanza bene. Rifacciamola. Guarda Giovanni e poi ti rifaccio. Oh. Vediamo.
quando vuoi vai. Quella cartina è la pianta della centrale. Ci stai a seguire. Che dici? Sì. Vuoi che ne facciamo un'altra? Facciamo un'altra. Quando vuoi? Vado. Allora, però il primo frame, guarda già, il primo azione. Guarda da quando, guarda. Ecco, inizi così e poi. Vado? Vai, quando vuoi, sì. Giovanni, però non. Ma io non sto facendo niente, Matti. Sono normale. Non sei normale, se sei. Non continuare a colparmi. Vai, 1, 2, 3, avanti. La cartina è la pianta della centrale. Dobbiamo seguire la porta rossa. No. E l'italiano. No. Oh, allora. Ho la cartina e la pianta della centrale. Dobbiamo trovare una porta rossa. Bene, dobbiamo trovare una porta rossa. E basta. Sì, basterà seguirla a quel punto per. Sì, no, dobbiamo trovare una porta rossa e lasciarla lì. E lasciare la bomba lì. La porta rossa e lasciare la bomba. La cartina è la pianta della centrale. Dobbiamo trovare una porta rossa e lasciare la bomba lì. Per una volta? Ancora una volta, questa andava bene. Guarda, parti sempre guardando Giovanni. La piantina è la carta della centrale. Dobbiamo cercare la porta rossa e lasciarla bomba lì. Ho la cartina e la pianta della centrale. Ho la cartina e la pianta della centrale. Dobbiamo trovare la porta rossa e lasciare la bomba lì. Una porta rossa. E attenzione che ogni tanto. Ho la cartina e la pianta della centrale. Dobbiamo trovare una porta rossa e lasciare la bomba lì. Calla. Dove alla fine abbasso e guardo lui la fine, no? Dopo l'abbasso? Sì, abbasso e poi guardi lui. Dai su, cazzo. Ho la cartina e la pianta della centrale. Dobbiamo trovare una porta rossa e lasciare la bomba lì. Ok. Bene. Boh, dai, dopo lo scopriamo un po'. Più vicino. Eh no, ma non ci sono le bande, eh? Ah. Cioè, o che ti tronco tutto. No, va bene. Ok, sveglia ragazzi, è ora. Devo dirlo adesso? Sveglia ragazzi, è ora. Sveglia ragazzi, è ora. Fermissimo, senza espressioni visive. Ok. Sveglia ragazzi, è ora. Sveglia ragazzi, è ora. Perfetto. Ridico? Ripetilo, l'audio va bene così eventualmente. Aspetta, controllo l'audio, aspetta. Insomma, ce lo teniamo un po'. Sì. Aspetta, Vai. Sveglia ragazzi, è ora. Te lo dico. Stai guardando l'obiettivo? Sì. Perfetto. Sveglia ragazzi, è ora. Ok, adesso, visto che ci sarà molto margine da quando te lo dico, azione. Motore? Azione. Sveglia ragazzi, è ora. Allora, da quando dico azione conta fino a 5. Pensando ovviamente. Azione. Sveglia ragazzi, è ora. Perfetto. E un ultimo, penso. Puoi andare? Allora. 5. Ok. Svegli ragazzi, è ora. Ok. E da. Svegli ragazzi, è ora. Sveglia ragazzi, è ora.
Anne. Un'altra. Sveglia ragazzi, è ora. Ce l'ho fatta. Ah, sì, no. Ce l'ho fatta.